Ciao raga e bentornati sul canale. Allora, come avete visto dalle foto, oggi andiamo a utilizzare dei prodotti, cioè il sapone e l'after 100% canadesi. Allora, qualcuno mi dice: sì, Simo, però ogni tanto dare la tua opinione sul sapone quando apri il barattolo, snasi. Io sono stato a snasi, l'ho già utilizzato per quello, ho voluto provarlo prima di dire la mia e io ci sento la lavanda al 100%, però sono andato a vedere nelle info del prodotto, adesso vi spiego. Allora, innanzitutto abbiamo Tallow e Steel, eccolo qua. Produzione 100% canadese, eccolo qua. Ha linci questo, però non so se riuscite a vederlo perché è molto scuro. Comunque, come sempre, adesso io vi vado ad elencare quello che ho trovato. Questo è ispirato a un profumo che adesso vi dico quale, che non ricordo. Anche qua abbiamo linci. Ah, nel frattempo io direi di andare a metterci un po' di prebarbino perché mi sono fatto crescere la barbetta, come potete vedere, 3-4 giorni più o meno. Quindi vado a mettere un po' di furbo e direi anche di mettere il sapone a bagno. Un po' di acquetta non gli fa male, ok, calda. E comunque io sento la lavanda, nonostante comunque non è la lavanda la profumazione principale che c'è all'interno. C'è la lavanda, ma è una percentuale molto bassa. Ok, direi di andare un po' di furbo. Allora, cosa ne dite? È i giorni che ci sto pensando, poi dopo parliamo anche del prodotto, sai? Vi tengo un po' lì in suspense, così almeno ci facciamo come sempre compagnia. Stavo pensando di creare dei videoblog. Cioè, facciamo un video, faccio un esempio, lamette. Parliamo delle lamette. Guardiamo i tipi di lamette che ci sono e cerchiamo di trarre delle conclusioni, così come il rasoio, però lo volevo fare, se lo facciamo sulle lamette, le super platinum, le platinum, le stainless, ho bisogno che le risposte non siano dei papiri, ma non per qualcosa, io vi ringrazio lo stesso, nel senso che non andiamo oltre. Andiamo ad armare mentre l'Icon Tech lo proviamo, perché con barba di 3-4 giorni ci sta. Più che altro per evitare di non far capire niente sia bene o male a me che alle persone che ci seguono, che sono alle prime armi. Più che altro quello. Allora, come la mette? Bolzano. Super Inox Platino, giusto? Non l'ho mai utilizzate, me l'hanno inviate, le proviamo, ho abbinato il pacchetto al soap. Andiamo ad armare il rasoio, sono proprio belle se la mette. Mettiamole via prima che si bagnano. Anche eccoci qua. Io direi di andare a aprire il rasoio. Ok. Cosa ne dite voi di aprire questo blog generale? Come vi dicevo, se parliamo di lamette, che si parli poi nel blog solo di lamette, in maniera che se qualcuno che si vorrebbe informare sa dove deve andare e cosa guardare, perché poi se incominciamo nel video che faccio, che comunque imposterò il blog, che poi magari non, quando apri nei commenti non si vada a parlare di rasoio di sicurezza, di sciavette, parliamo solo di lamette, di quel tipo di lamette. E come vanno utilizzate, mettiamole in questa maniera, non per pelle, per personalmente. A cosa serve, che ne so, la platinum, a cosa serve la super stainless, la stainless e quello. Allora, vediamo di inquadrarla perché secondo me non è che l'ho inquadrata sia da un lato che dall'altro bene. Questo è il gap comunque, non indifferente.
Vediamo, da un lato mi sembra più sporgente che dall'altro. Andiamo a vedere subito. Nel frattempo il pre-barba fa il suo effetto. Il profumo si ispira, il sapone si ispira a Saint Laurent, sai, il profumo. Per chi è interessato che non gli piacciono gli after alcolici, questo è a base di acqua, poi dopo vi farò vedere. Adesso utilizziamo per il prelievo tasto Chubend. Andiamo a strizzare, il sapone si sarà ammollato. Nelle info dicono che questo sapone ha bisogno di tanta acqua, quindi oggi andremo a dargli l'acqua e faccio un prelievo minimo perché l'altro giorno l'ho prelevato alla grande e ce n'era addirittura fin troppo. Vado a togliere l'acqua di vegetazione. Andiamo con il prelievo. Poco a poco, in questa maniera. Poi piuttosto lo andiamo a riprelevare. Allora, comunque troviamo adesso, dopo poi sicuramente tirerò fuori il telefono per darvi le info principali, però qualcosa mi ricordo. Allora, dicevo di lavanda, in realtà la lavanda c'è al 7% all'interno, al primo posto c'è il bergamotto al 60%, e poi vi dico tutto il resto. Produzione limitata questo sapone, quindi chi lo vuole 300 euro lo vendo, 300 euro sapone after. Scherzando, siccome ho ricevuto molti commenti sul video dell'altra volta. Non l'ho acquistato perché era edizione limitata, non lo sapevo, sono andato per le info sul sito, per prendere info sul sito ufficiale, infatti è già esaurito e a fianco ho letto edizione limitata. Eppure io ci sento la lavanda, ditemi quello che volete. Rispondetemi anche per il fatto dei blog, di parlare di un qualcosa specifico. Io pensavo di fare il primo veramente sulle lamette, anche perché anch'io sono un po' in difficoltà. Parliamo magari di lamette, capire un attimo l'uso che se ne può fare. Se una platinum si può utilizzare su barba di un giorno, se la ricoperta, però voglio che specificate. Non lo fate adesso, fatemi solo sapere se secondo voi si può fare un video. Io preparo tutte le lamette differenti. Facciamo una bella preparazione per la passata di Icon. Io puccio l'acqua, puccio il biscotto. Sembra che lavora egregiamente il sapone. Nonostante comunque l'after sia a base di acqua, la sua persistenza ha 2 ore dura, e non è neanche male.
Ok, credo che l'insaponata possa bastare. No? Mi sembra ottima. Ok, non avendo mai utilizzato queste lamette, non saprei dirvi come mi trovo. Lo vediamo subito. Allora, possiamo partire? Anzi, sai cosa faccio? Tanto di sapone ce n'è, credo, abbastanza nel pennello. Ce la facciamo a fare almeno tre rasature, credo. Quindi acqua fredda. Ci metto il sapone dentro, ci metto l'acqua all'interno, così lo sciacquiamo, lo metto a testa in giù e lo facciamo asciugare per bene. Ok, come potete vedere l'abbiamo sciacquato, adesso lo metto a testa in giù, così lui si asciuga, poi lo lascio ancora un'oretta aperto. Cosa ne dite? Ci sta? Sì. Ok, procediamo. Morde, morde. La zona collo lo sapevamo. Non insisto più se non mi sgridano. Ce n'è laico, io l'ho utilizzato una volta, questa è la seconda e io lo sento che va più in profondità di R41, ditemi quello che volete. Ok, può essere. Basta, non passo più. Prometto che ho fatto solo questo puntino qua. Però già non ha lasciato traccia di barba. Solo un po' qua sotto ed è a posto. Sciacquiamoci con acqua calda e andiamo con la seconda insaponata. E nel frattempo vi elenco. Qua ho sentito, qua mi sono agganciato però. Mi sono agganciato la nasca. Come
quello per fare il brillante. Allora, vi do due indizi, sapete che io faccio gli screen, così vi leggo le info del prodotto. Ok, vabbè, leggermente ispirato al profumo Saint Laurent, quello che vi dicevo, muschio, legni, erbe aromatiche, spezie, fiori e agrumi per costruire una fragranza classica e raffinata. Ok, adesso vi do le info, dove sono? La troviamo, vedete, bergamotto, vabbè che sta foto ve la metto all'inizio come sempre, al 60% sul sapone e sull'afte, e la lavanda, quella che percepisco io, c'è il 7,5, poi c'è il 7% di rosmarino, poi ha legno di guaiaco, il 6,5%, vetiver 5%, patchouli 5%, geranio 5%, anice stellato 4%, oli essenziali al 100%. Perfetto, sapone alla barba utilizzati ingredienti biologici di altissima qualità, compreso il sego, che produciamo interamente da sugna locale allevata al pascolo. I nostri saponi di barba sono facili da insaponare utilizzando tutti i tipi di pennelli da barba, quindi sì, insapona, è necessario molta acqua, come vi dicevo. Comunque, questa roba che avete già visto all'inizio, andiamo avanti. L'after, volevo farvi vedere solo l'after a base di acqua. Se troviamo, eccolo qua. Per chi non ama gli alcolici. Comunque, andiamo con la seconda. Due passate credo, ragazzi, bastino. Poi acquetta caldina. Credo sia bastato giusto giusto. Così non andiamo a riprelevare. Poi ce n'è nel pennello, io sono sicuro che ce n'è nel pennello. Eccola qua. Apriamo un po' il ciuffetto. Sembrava brutto. Ok, perfetto, sciacquo solo la mano, faccio scendere anche l'acqua dal lavandino che è pieno. Tallow and Steel, vorrei provare anche altri di questi saponi perché mi piace proprio. Sì, la profumazione, ci sento solo la lavanda, ho già la Taylor, la lavanda. Quindi o do via la Taylor o do via questo. Questo no. La Taylor assomiglia molto come profumazione al Taylor alla lavanda. Procediamo. Comunque mi morde più questo che R41, ditemi quello che volete. Che la prima rasatura non è neanche andata male, questa non è che, però comunque vedete, zona collo,
Il naso me lo sono tagliato io. Qua il BBS non lo sto cercando, sta venendo da solo. Comunque, quello testerò anche con le Supermax, le mie preferite. Se l'ho testato con quelle, la rasatura è andata bene con quelle. Però volevo testare, pensavo mi stavano chiamando, volevo testarlo con questo sapone. E grida, no? Ok. Oh, perfetto però. Adesso vi faccio vedere da vicino, ma la rasatura è perfetta. Tanto, ormai, capisco che questi red point sono veramente piccoli. Una sciacquata con l'acqua e non c'è più niente. La rasatura è comunque impeccabile, però devo essere sincero, non ci ripasso in zona collo perché sento, passando la mano, ma non ripasso per evitare di farmi male, sento ancora del pelo qua, questa zona qua e qua. Perché? Perché non ho fatto il verso il contropelo a scendere qua, per quello. Ok. Andiamoci bene, anche se nell'after dicono di lasciare la pelle un po' bagnata, non so per quale motivo, ma io la tampono bene lo stesso perché magari sbaglio. Ok, eccolo qua, anche lui, boccetta di vetro, diamo un'agitata lo stesso. Giusto per, e andiamo a vedere, ha il colore infatti quasi come il balsamo, e non pensate cose strane. E anche qui quello che spicca di più è la lavanda. Ok, non so se la casa produttrice gli after li fa tutti in questa maniera, devo andare a controllare sul sito ufficiale. Ok, il problema è rimasto solo questo, è una bella rasatura alla fine, dai. Abbiamo provato le lamette, abbiamo provato il sapone. Prossimamente proveremo un altro sapone, ma non ho l'after perché non c'è, credo. Però
poi ritorniamo magari a provare anche qualche campioncino, se no cosa facciamo? Ne ho provati solo tre e grida. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video. Cosa abbiamo utilizzato? Sapone Tallow and Steel, eccolo qua. After abbiamo accoppiato lui, l'abbiamo appena visto, come rasoio Icon Tech, armato con Bolzano Platino, Super Inox, pennello, tasso Chubend. Ho utilizzato anche un po' di Furbo oggi, con una barba di 3-4 giorni, non ricordo. Comunque raga, dai, ci vediamo al prossimo video, mi raccomando fatemi sapere cosa ne pensate di fare un vlog ogni tanto, magari una volta al mese creare un vlog, no? Fatemi sapere voi. Ciao a tutti!